Un saluto e bentrovati a Incontro con. Oggi ci occupiamo di musica parlando di uno dei più grandi artisti italiani, sicuramente uno dei più storici e apprezzati, Vasco Rossi. Lo facciamo con Alessandro Furlan, che è il fondatore del Vasco Fan Club ZPF. Cadore, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, già qua alla mia sinistra abbiamo una serie di memorabilia. Possiamo iniziare da un anno molto particolare che è il 1983. Cosa successe nella tua vita in quell'anno? Ecco, guardando quel disco che appunto risale proprio a quegli anni, a gennaio lui aveva partecipato a Sanremo e a febbraio hanno pubblicato l'album, l'LP di tutto Sanremo 83, no? Lui aveva cantato una canzone, se ti ricordi, Vado al Massimo, l'anno prima e l'anno dopo, Vita Spericolata, eccetera. Quindi c'è una consecutio temporum, Che peraltro non aveva neanche avuto questo grande successo no? all'epoca. All'epoca Vasco non era capito come oggi, assolutamente. Però io mi accorsi subito che dentro quel disco c'era una grande novità, immediatamente. E quindi ho tenuto, pur essendo fan all'epoca di altri cantanti, prima di Renato Zero, poi di Celentano, negli anni, ho detto, questa persona, questo cantante va tenuto sott'occhio. E da lì è partito che ogni anno io sentivo la canzone e dicevo, l'archiviamo, ed è partita la mia passione. Mia mamma non era proprio tra le fan di Vasco Rossi miei, perché poi mi presentavo in modo provocatorio a casa e dicevo, sai mamma, quest'anno vado al massimo e l'anno dopo. E adesso voglio anche una vita spericolata, però non dicevo chi cantava per non rovinare il nome. E Vasco all'epoca era più famoso in Lombardia e in Emilia-Romagna, da dove lui naturalmente parte da Zocca, e noi nel Veneto non sentivamo ancora la grande novità, parlo degli anni precedenti all'83. Dall'83 in poi effettivamente Sanremo gli ha dato una grande mano, un grande aiuto. Ed è arrivato in Veneto e da lì sono iniziati i fan club, anche se inizialmente era di nicchia, adesso parliamo di milioni di persone. All'epoca era veramente essere fan di Vasco nicchia. Quindi 1983 è l'inizio di una storia d'amore, possiamo chiamarla così, con Vasco e la sua musica. E nel 2003, 20 anni fa, succede un altro evento molto Sempre c'è il particolare. tre di mezzo, cioè nel 2003 io partecipo al primo concerto di Vasco Rossi, no, che suo avveniva Primo già, è il tour, sì. mio primo concerto a San Siro, non sapevo niente né di San Siro né di, diciamo, del live, della potenza di Vasco Rossi, così. Allora sono andato molto allegramente con il mio biglietto, sono andato sotto al palco. E era l'anno che aveva fatto tre San Siri consecutivi, che è stato un record all'epoca. Dopo ne ha fatti sei abbondanti. E niente, mi sono messo a chiacchierare con i miei vicini. A un certo punto arrivano le 21 e sento un grande urlo provenire dal palco che col microfono tutti a terra e parte la musica fortissima. A me viene in mente il discorso delle Torri Gemelle, quando c'è stato l'allarme degli aerei, Eravamo no? anche freschi. Eravamo freschissimi, era proprio nella memoria collettiva, no, questa cosa. E tra l'onda d'urto delle casse, perché lui suona con un'amplificazione straordinaria, Notevole. io penso che sia il più potente tra i cantanti italiani, che mi è arrivata questa botta proprio sullo stomaco, che per giorni ho avuto male qui allo sterno, qua davanti alla bocca dello stomaco. E questo vedere la gente che si era un po' scomposta, mi ha talmente spaventato, spinto indietro, che sono stato spaventato realmente per un po'. E lui è partito con la canzone Credi Davvero, che a me piace tantissimo, e mi sono come tranquillizzato, benché dopo lui, invece di fermare la canzone,
ha proseguito, ha fatto tipo un medley e i bambini dell'asino stanno facendo casino, ci vuole il cino. A quel punto, che mi ero appena calmato, tutti hanno cominciato a pogare. Lui era potentissimo, con la giacca in pelle, il cappellino, gli occhiali, una potenza veramente... Anche visiva. Prego? Visivamente e acusticamente impattante. Sì, 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 poi lui era più in alto, si piegava con l'asta, ma ti dico, magari gli altri erano abituati, ma il primo concerto per me, avevo sentito parlare di potenza, ma non potevo immaginare che fosse una Ferrari elaborata, per di più. E insomma, ho preso paura, però da lì ho detto, questo è il mio live preferito. E dopo non sono andato più ai live, se non suoi. Perché tutto il resto mi sembrava più leggero, Robetta, più sì. Così. Nel 2008 succede un altro evento molto importante, sì. La fondazione di questo sodalizio di fan. Fan club. Sì, perché dopo lui ha fatto un tour bellissimo che era Buoni o Cattivi, 2004 e 2005, altro discorso potente che però lì ormai mi ero abituato. E io avevo la necessità di comunicargli, non potendo scrivergli una cartolina o una lettera, che lo amavo, che gli volevo bene. E nel mio immaginario era la cosa più straordinaria era aprire in provincia di Venezia e a Belluno, il fan club, proprio a testimonianza che uno si impegna per portare a più gente possibile la sua parola, il suo pensiero. Ultimamente ho scoperto una cosa, che sì, io ho lavorato tanto, ma lui, il fan club, a parte il suo che è d'obbligo, il Blasco, è quello che tutti fanno riferimento, anche io stesso, e lui dice che la parola fan è riduttiva. E allora lui ha scritto una lettera a noi fan italiani, dicendo che noi siamo persone affini. Mi piace molto questa cosa qua. Più che fan, se ci pensi, noi siamo affini perché, capendo lui e piangendo, emozionandoci, cantando in coro, pensa quando ci sono 200-300 mila persone insieme che all'unisono cantano, non sbagliano una nota, vuol dire che siamo affini e questa affinità mi appartiene. Quindi io adesso farei, più che fan club, farei quelli affini a Vasco, se dovessi cambiare nome, no? Sì, 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 no. Perché sposo le sue idee. Un concetto più profondo. È un uomo molto intelligente. Infatti io sono venuto a parlare anche di questo, perché le persone che non conoscono in modo approfondito come noi, che abbiamo i libri, che studiamo, che capiamo, lui tiene delle lezioni addirittura con il suo fan club, lui a Bologna tiene, o a Castellaneta, dove si trova in vacanza alle volte, chiama in ordine sparso i suoi fan, quelli del Blasco, e spiega la canzone come è nata, in che momento storico, che cosa voleva dire. Quindi ha un profondo rispetto sia per il suo lavoro, perché non vuole essere frainteso, e per il fan, perché giustamente dopo uno dice, beh, io canto quella canzone e cosa vuole dirmi, no? Come la canzone Stupendo, per esempio, tante canzoni, no? Hanno oppure canzoni che lui ha visto, vissuto in prima persona, perché uno dice, ma come nasce una canzone di Vasco? Tante sono proprio vissute, come Alba Chiara, e come Stupendo. C'erano i suoi amici che hanno fatto un lavoro diverso del suo e lui dice no. O come c'è chi dice no, esatto. altre per esempio. Nel filo uno. Ecco. E altre canzoni che sono autobiografiche. Tra poco vedremo anche qualcosa, sì, di questo. Invece, altra tappa, nel 2016, un gruppo musicale per celebrare, sì, le non gesta mi bastava il del Blasco. Sì. Io sono un po' esagerato, devo dire la verità. Quando faccio qualcosa vado fino in fondo. E nel 2016 io avevo conosciuto, no, prima, negli anni precedenti, avevo conosciuto Loris De Poli. E l'ho sempre ritenuto un cantante molto attendibile su Vasco Rossi. E non mi sbagliavo, perché ha un bel numero di persone che lo seguono. Tra l'altro su questo abbiamo anche in copertura un DVD, sì, che possiamo mandare. Certo.
Allora, siccome aveva fatto un anno di pausa cantando 360 gradi tutti i cantanti italiani, a me non bastava. Ho detto, io voglio, oltre al fan club, voglio riportare sul palco Loris e De Poli, fondo la Rockstar Vasco Tributo Band, Rockstar, il nome perché la più grande rockstar Vasco Rossi. E per me il cantante giusto era lui per questa rockstar. E da lì abbiamo cominciato a fare per anni concerti, lui continua, io sono più indietro, nel senso mi sono fermato perché poi sai che io ho scritto anche un libro, Il cappello di Camoscio, quindi ci ho messo 2 anni per lavorare. E giustamente io fondo le cose, dopo mi tolgo leggermente per avere il tempo di farne un'altra. Capito? E vedere che vanno avanti da soli. Faccio dei passi indietro per farne 2 avanti dopo quel salto. E questo. Quindi questa band che ha fatto date, fa date nel nord-est, nel nord, sì, Italia, sì, in generale. Sì, sì, sì. Lui gira naturalmente, lui proviene da Cittadella, Loris. Ma è venuto in Cadore, viene in Cadore, viene... Recentemente in estate è venuto a Termine di Cadore, da quelle parti lì, e Porto Uruaro, tutta la provincia di Venezia, di Treviso, molto. E io l'ho aiutato, e lui ha aiutato me, a crescere questa band. Lui ci ha messo un impegno incredibile fin da subito, ci ha creduto immediatamente. E con gli ospiti, di volta in volta, della band di Vasco, no? Quindi abbiamo avuto Rocchetti, Braidos, Solieri, il Gallo, ma non solo una volta, più volte. Quindi è in provincia di Belluno, in provincia di Pordenone, in provincia di Padova, di qua. La roccaforte dei fan di Vasco, insomma, sta diventando. Sì, beh, il Veneto ha tanti fan club e ti raccontavo anche prima, ha tante cover band molto valide. No, non ho mai sentito una cosa che non si possa ascoltare, cioè una cover, sì. Perché studiano, si preparano, vanno tutti in sala prove, probabilmente so che anche tu sei musicista, quindi ci proviamo. Capisci cosa, sì. Quanto lavoro c'è dietro. Sì, all'epoca io mi ricordo quando c'è stato il momento di fondare la band, siamo andati in sala prove, allora io dicevo, mi raccomando però nel repertorio fammi credi davvero che tu, il primo concerto, fammi la tal canzone tipo Portatemi Dio, un'altra, e lui alle volte mi diceva sì, alle volte diceva no, questa sì, questa no, anche perché il repertorio è talmente grande che insomma, però siamo andati sempre d'accordo e gli voglio molto bene, tanto è vero che avevo prodotto il CD. Eccolo qua. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora, sì, qualche minuto, visto, sì, che parliamo di musica, c'è una chitarra al tuo fianco, sì, brevemente l'aneddoto, sì, collegato a questa chitarra, certo, classica. Questa chitarra che me l'ha regalata mia mamma era perché avevo sentito un solo dei Pink Floyd e credevo che toccando i tasti si potesse riprodurre facilmente. Allora vado a casa, dico mamma mi serve una chitarra, me la compra. Provo, non viene fuori assolutamente niente, neanche comprensibilmente. Allora torno da mia mamma e dico, te la rivendo, e lei mi ha dato gli 80.000 lire che le costava all'epoca, però mi ha detto, io te la ricompro perché tu impari a suonare. Ma non ho mai imparato a suonare, allora ho detto, se io non so suonare, imparerò a suonare, ma nel frattempo produco canzoni e abbiamo prodotto l'aperitivo di Stefano Bittelli, suonate la chitarra, e io adesso, ecco i passi indietro, mi metterò a studiare la chitarra, magari col tuo aiuto anche, e voglio suonare le canzoni di Vasco, alla mia maniera, con la mia calma. L'importante è la passione. In camera mia, naturalmente, non vado in giro per i bar. Le tue 4 canzoni preferite, Vasco ha una discografia, sì, sconfinata, cosa, scegliene, sì, 4 è difficile. Guarda, partirei subito con Vivere una favola, perché mi ha sempre attratto l'idea della città. E lui dice, grande la città, con tutte le sue opportunità, e dice, proprio gente più capaci, macchine veloci, e luci, colori, sapori delle città. Io che abitavo a Porto Gruaro, in provincia di Venezia, ma in fondo, l'ultimo, dicevo, io voglio portare l'idea della città in provincia. Ecco, anche i grandi della musica li ho portati in Cadore, per dire che grande la città, facciamolo anche qui nel bellunese, diciamo grande la città, no?
dopo c'è io no, perché c'è la sofferenza. C'è la sofferenza tanto che io ho sofferto per amore, tanto. E quando dice, mi piace tanto il verso che dice come un cane, e aspettavo come un cane quando non c'è più il padrone, contro il vetro per guardare giù. E quante volte mi sono trovato anch'io con le lacrime agli occhi perché una donna mi ha detto no o mi ha lasciato. E questa sofferenza io l'ho capita molto bene, mi è rimasta dentro il... E quindi io no, io non ti dimenticherò. E non si dimentica, non c'è niente da fare, il grande amore non si dimentica. Per quanto ci provi. Niente. Dopo ci sono gli angeli, la canzone Gli angeli, al di là degli assoli, che sono straordinari, che invito tutti ad ascoltare queste canzoni per la profondità anche dei testi. Dare il giusto valore alla vita e alle cose, mi sono appuntato io, nel senso che proprio me la tengo in mente, perché noi alle volte facciamo le cose ma non assaporiamo e non diamo il giusto valore alla vita e alle cose. E dopo dice, e vedi quante cose sono solo fesserie, non prendiamoci a troppo. Facciamo le cose ma senza prenderci a troppo. E dopo, per l'onestà intellettuale di cui ti parlavo di Vasco, vivere unite. Quando lui è stato male, che lui anche l'altro giorno scriveva nel suo sito, che lui ha il male di vivere alle volte, ha avuto delle depressioni, ma tutti noi abbiamo delle piccole o grandi dei malesseri interiori, no? E lui dice, lui ha avuto il coraggio per la prima volta e lo voglio urlare, io sto male. Quindi sincerità, e là, detto, non nascondersi. È intellettualmente onesto. E noi siamo alle volte bugiardi con noi stessi. Non solo non siamo coraggiosi verso gli altri di dire guarda, mi fermo, io sto male. Diciamo va tutto bene, no, ma è colpa sua, è colpa sua, è colpa sua. Invece siamo noi che stiamo male, perché non siamo contenti, non siamo felici. E lui, quando appunto, e poi qua, e quando proprio lui dice, e te lo voglio urlare, io sto male. Ecco, là ho detto, questo è un uomo onesto, che intellettualmente è onesto. Allora noi siamo in chiusura, tra l'altro andiamo in onda in febbraio, per cui c'è una ricorrenza da festeggiare. Che proprio giorno? Proprio il compleanno di Vasco, il 7 febbraio. E allora direi allora concludere, abbiamo qua i nostri bicchieri. Alziamo i calici. Per fare una sorta di brindisi. Alla salute di Vasco, che quanti anni compie? Guarda, direi 71. Direi 71. 71. Tanti auguri Vasco. Evviva. Grazie Alessandro. E sai cosa? Anche ai tuoi telespettatori che sono tanti. Evviva. Grazie Alessandro Furlan per questa bellissima testimonianza, la testimonianza della passione nei confronti del comandante di Vasco Rossi. Grazie a voi per averci seguiti. Arrivederci. Arrivederci.